Dopo 38 anni di onorata carriera nei vigili del fuoco, il capo di staccamento volontari Angelo Lomonaco va in quiescenza. Angelo, come nasce la tua passione per i vigili del fuoco? Che dire, la mia passione nasce fin da, da, da ragazzino guardando la televisione. Un, un famoso cartone animato che era un draghetto di nome Grisù. E il papà diceva a Grisù che lui non poteva fare il pompiere perché era un drago e avrebbe dovuto appiccare i fuochi e non spegnerli. 38 anni, quanti ricordi? Eh, eh, ricordi tanti, ricordi tanti, ricordo anche una missione fatta a, in Albania. Eh, mi ha lasciato un po' il segno. Eh, ho dei bellissimi ricordi. Eh, le persone che ho conosciuto, con cui ho avuto modo di, di lavorare, personale, tutti quelli dei distaccamenti volontari, permanenti, e quindi lascio, lascio, lascio un po'... Eh, ho riempito, diciamo, più che lasciare, ho riempito un bel cassetto di ricordi. In questi cassetti dei ricordi c'è qualche aneddoto che più ti è rimasto nel cuore? Beh, di aneddoti ce ne possono essere tanti, e le cose belle sono la, 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 il discorso anche delle persone che vai ad aiutare, le, le persone a cui dai, dai, dai un aiuto eh, nel momento del bisogno, anche una semplice apertura porta dove rimangono chiusi fuori le persone anziane, eh, anche andare a prendere un gattino su un albero. Si vede la persona preoccupata per questo, per questo animale, per questo, per questo gattino, eh, si tranquillizza la persona, gli si recupera il suo affetto, il suo caro, anche perché comunque gli animali poi diventano parte della famiglia. Quindi sono queste le cose che, che ti danno poi le, le grosse soddisfazioni di questo mestiere. Il ricordo anche di colleghi che ora non ci sono più, eh, con cui hai avuto, hai avuto che fare, vedi Paolo Sette, Pannunzio Angelo, eh, Gaia, Roberto, colleghi recentemente scomparsi con cui hai condiviso questa, questa passione, questa, questa vita, come anche tutti gli altri colleghi che comunque sono deceduti, anche non conoscendoli, ti piange sempre il cuore quando capita una cosa così perché noi. Eh, non dovremmo, tra virgolette, non dovrebbe mai capitare, ma non solo su questo posto di lavoro, anche in altri posti. In tutti i posti di lavoro non, dovrebbe mai, non si dovrebbe mai morire per portare a casa la pagnotta. Ecco. A vederia dal 1990? Sì, sì, dal 1990 ho, ho avuto modo eh, di crescere con questo distaccamento. Eh, di, 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 di imparare con loro, eh, di, di, di soffrire anche con loro su tante cose, e di condividere con loro. Eh, abbiamo condiviso gioie e dolori, abbiamo, abbiamo grazie anche comunque, eh, anche, anche a, alla madrina, ecco, non mi posso dimenticare della madrina, Maria, la signora Maria di Benedetto, con cui abbiamo, abbiamo avuto. Eh, delle grosse soddisfazioni da parte sua c'è stato il discorso del, del gruppo da taglio che è partito da lei che ha voluto eh, darci una mano ma una grossa grossa mano per, per l'acquisto di questo gruppo eh, da parte del, da, della popolazione che ha collaborato che, che io comunque ringrazio e ringrazierò sempre eh, un po facendo il servizio e dando il meglio di me stesso per, per il territorio e non solo questo perché comunque eh, ricordo che siamo come corpo, siamo nazionale e noi andiamo dove c'è necessità nostra. Il Vigile del Fuoco alla vista del cittadino è visto come un eroe. Il Vigile del Fuoco, paura, non ne ha. Questo è il vostro inno. Ma il Vigile del Fuoco come si vede? Ma guarda, il Vigile del Fuoco eh, è una persona come le altre come può essere un muratore, un idraulico, un imbianchino, un operaio della Fiat, non cambia nulla. È una persona semplice che vive tutti i giorni come vivono le persone normali, eh, comuni, l'unica cosa che ha eh, una formazione professionale per fare determinate cose è che questa, proferma, questa, questa formazione, questo, questo esercizio, eh, si, si fa durante il percorso eh, durante, durante, durante il percorso del, 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 del periodo di, 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 di frequenza, ecco, cioè addestramenti, corsi, eh, tutta una serie di cose che comunque ti, ti, ti aiutano a crescere, eh, come il corso SAF NBCR che in questo momento con questo periodo. In questo periodo è veramente utile questo tipo di formazione eh, che il comando, la direzione regionale ci, ci ha permesso di fare per essere un attimino più preparati a questi eventi. Comandante, gli mancherà il corpo? Bah, eh, beh, sicuramente. Io ho sempre detto che pompieri non si nasce, si diventa, ma si resta poi per tutta la vita nel cuore e Con la passione eh, si resterà per tutta la vita. Adesso la sua passione quale sarà? Beh, eh, posso chiamarti Fabio, eh, eh, caro Artesi o Fabio, meglio Fabio preferisco. Sai benissimo che io ho l'obby della musica, eh, ho un gruppo musicale, mi dedicherò. Molto di più alla musica anziché dare una volta sola alla settimana perché il resto lo dedicavo qui al distaccamento. E, e poi avendo due, belli, due bellissimi nipoti, ovviamente, ogni Scarafone è bella mamma sua, andrò a trovarli in Francia un attimino di più che in questo momento ho tolto anche a loro la mia presenza e i miei nipoti. Ma sicuramente non mancherà la presenza al distaccamento, no? Quello no, eh, oramai con. Eh, sarò sempre anche qui presente con loro ci sentiremo per telefono con queste nuove tecnologie whatsapp videochiamate saremo sempre in contatto e quindi non ci sarà nessun problema con i ragazzi saremo sempre in contatto come avete affrontato questa emergenza questo lockdown da coronavirus beh eh, questa emergenza è stata affrontata eh, in, in modo in modo eh, come si può dire, coordinato, coordinato con, con quello che erano le direttive del Ministero. Quindi eh, abbiamo sempre eseguito tutto quello che ci diceva il Ministero, abbiamo sempre fatto eh, il comando, quello che ci, ci, ci diceva il comando, abbiamo sempre fatto quelle cose che dovevano essere fatte. Prima di lasciarci vuole ringraziare qualcuno? Sì, volevo ringraziare in prima, prima di tutti il comandante Marco Frezza del Comando di Torino, con cui ho avuto, è l'ultimo comandante con cui ho avuto modo di collaborare, volevo ringraziarlo di cuore per tutta la collaborazione che ho avuto, che ho avuto con lui, e poi volevo ringraziare eh, i componenti della sede centrale di, di Torino, tutti quanti. Eh, non solo della sede centrale, cioè del, del, del comando provinciale sicuramente eh, e poi volevo ringraziare tutti i distaccamenti volontari con cui ho avuto, ho avuto modo di collaborare, ho avuto modo di interagire con loro e poi il ringraziamento particolare ultimo, ma non perché è ultimo che lo dico, ma col cuore tutti i ragazzi di Venaria.